We'll be right back.
Allora, dal diario di combattimento del 168esimo reggimento di fanteria, 34esima divisione di fanteria americana. Riportato al 9 settembre. La notte fra il 4 e 5 settembre alle 0:50, il reggimento fu ordinato di inviare due pattuglie limitate a 24 uomini ciascuna, attraverso gli avamposti britannici più avanzati. La missione assegnò a queste pattuglie alle 6 di quella mattina il contatto con il nemico e la ricognizione di un percorso di avanzamento per il corpo principale del reggimento, per preservare la segretezza sulla presenza di truppe americane in quella zona. Il silenzio radio doveva essere mantenuto dalle pattuglie e dovevano segnalare i loro progressi tramite staffetta o runner, d'accordo? E il massimo utilizzo della linea telefonica. Alle 3:30 circa si è appreso che gli inglesi prima di quel momento non erano stati informati dal comando dei nostri ordini. Pattugliare e quindi di pattugliare i loro avamposti, che intendevano inviare pattuglie nelle stesse zone in cui dovevano andare le nostre. Alle 4:35, quando il piano non era ancora completamente coordinato con gli inglesi, il secondo e il terzo battaglione ricevettero l'ordine di tenere le loro pattuglie pronte, ma non di inviarle finché non avessero ricevuto ulteriori istruzioni. Dopo una notte di ritardi e incertezza, una pattuglia di 23 uomini della compagnia K, guidata dal secondo tenente Mark Santner, ha lasciato la zona dell'uccellatoio, quindi stiamo parlando Della zona sotto. della zona sotto dove eravamo prima, d'accordo? Alle 7:30, da una compagnia di fanteria inglese di stanza a Ferraglia, il tenente Sanger, o Santner, apprese che gli inglesi affermavano di aver già pattugliato la periferia di Vaglia. Quindi, in questo momento, il 168esimo, sulla strada giù a valle, si sposta e procede in quella direzione. Noi avremmo la possibilità di vedere bene tutto il movimento e l'area andando laggiù al bel vedere. Magari ci si può fare un salto, Poggiali, tanto è qui 50 metri. Ok? Allora, tuttavia la nostra pattuglia si diresse a Vaglia, dove catturò un prigioniero. Poi fece una ripida salita di Poggio Casaccia, quindi dovrebbe essere quel poggio laggiù, credo. Questo qua. Che vediamo qua dietro. Dietro il fabbricato. Oh, Poggio Casaccia, e attraverso Poggio Telva Nera o Poggio Selva Nera fino a casa Maiano, dove posizionò un avamposto per la notte. Ok? Perfetto. Allora, ora facciamo una piccola deviazione dal programma. Andiamo fino al Belvedere, che è dietro quella curva lì, così potete vedere la zona in cui andremo. Dopodiché torniamo indietro, prendiamo la strada questa qui sotto e ci dirigiamo verso Paterno. Prossima sosta a Paterno, a casa.